Samsung Galaxy S5, perché l'ultimo video risale a quasi 2 anni fa, quando avevo il Samsung S3 e quindi ho deciso di rifarlo. Allora, ho deciso di mettere uno sfondo neutro per farvi vedere meglio le applicazioni. Allora, nella schermata iniziale, metto a fuoco, abbiamo la torcia, che sarebbe il flash in poche parole. Poi qui sotto telefono, rubrica, messaggi, qui aggiungo WhatsApp e questa che è il tastino delle applicazioni. Io ho in tutto 4 finestre, 4 pagine e nella prima ho 360 Security, che sarebbe un programma di antivirus barra pulizia telefono, ed è molto molto valido. Archivio Boomerang, che è un'applicazione che fa dei piccoli video. È un'applicazione di Instagram, è veramente molto divertente. Poi abbiamo calcolatrice, calendario, camera, chat on, Google Chrome, Clash of Clans, anche se non sto giocando più da un po', però lo tengo lì. Documenti, dove conviene che un'applicazione che vi dà i volantini è in base al vostro codice di riferimento postale di supermercati, negozi di moda, elettroniche, cose varie, quindi è molto molto valido. Google Drive, Dropbox, email, Facebook, FitMe, Flipboard, foto, che sarebbe l'applicazione di Google, Galaxy Apps e Galleria. Poi andiamo nella seconda schermata, nella seconda pagina, abbiamo Gmail, Google, Google+, Hangout, impostazioni. Questa qui, che è un'applicazione di cui parlerò meglio in un video apposito, si chiama Informa 30 giorni. Poi abbiamo Instagram, vi faccio vedere il mio profilo per chi magari non mi conosce o non mi segue. Io mi chiamo in questo modo, Valentina Maria, con i due trattini. E diciamo che ho un pochino di foto. In questo momento non vi fa vedere niente perché non sono collegata ad internet. Poi abbiamo internet, che sarebbe il browser, lettore musicale, Line Camera, che è un'applicazione che utilizzo per più che altro per la luminosità delle foto, oppure per aggiungere testi, Google Maps e Maya, che è un'applicazione per monitorare il ciclo. In pratica inserite la data del vostro ultimo ciclo, vi dà la previsione, potete poi inserire i sintomi, le sensazioni, insomma è molto completa. Poi abbiamo Memo, messaggi, la chatistica di Facebook, ovvero Messenger, Yahoo Meteo, che è il meteo più attendibile secondo me, MyWind, che è l'applicazione della Wind, perché io, essendo quindi operatore Wind, tengo sotto controllo i minuti, i messaggi e internet. Poi abbiamo orologio, PayPal, perché io ho l'account di PayPal, e Play Edicola. Poi nella terza, poi abbiamo Play Store, Pokémon Go, che è stato un gioco molto di voga quest'estate, adesso se ne sente parlare molto meno. Pooh, in pratica è un gioco dove avete questo esserino, appunto lo dovete curare, sono a livello 78, appunto gli date da mangiare, lo lavate, non va, lo curate, gli date, lo fate giocare, insomma lo potete vestire, è molto carino come gioco. Poi abbiamo Pavo Director, che è un'applicazione di video, di montaggio video, che utilizzo principalmente per i vlog, perché io lo giro dal telefono. Registratore vocale, elettrica, ricerca vocale, rubrica. S-Health, che in pratica è una specie di contapassi dove potete anche monitorare il vostro battito cardiaco. S-Voice, che sarebbe la Siri del Samsung. Skype, Smart Manager, Snapchat, Snappic, telefono e Temporan 2. E poi nell'ultima pagina abbiamo video, Viva Video e Wii Video, che sono due applicazioni che utilizzo per il montaggio video, come ho detto prima. Wattpad, dove sto scrivendo due storie. Per chi volesse seguirmi, faccio vedere un po' come mi chiamo, se me lo apre. Non me lo apro perché non c'è internet, però mi chiamo DemiLover96 e sotto chiocciola Valentina Medievetta. Appunto, sto scrivendo due storie di cui vi parlerò poi più avanti.
E poi infine abbiamo WhatsApp, Wind Servizi e YouTube. E niente ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e vi sia stato in qualche modo utile per magari prendere spunto per qualche applicazione. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!